e che questioni squisitamente politiche vengono trattate come questioni paragiudiziarie. Cioè, è quasi ridicolo che una questione prettamente politica venga affrontata da avvocati. Dico, non perché io faccio questo mestiere, capisco perfettamente che questo umilia ancora di più un po' quella che è l'entusiasmo, la voglia di partecipare, specialmente in chi ci perde solo tempo e non ha nessuna ambizione particolare. Io ho fatto una similitudine, è come andare da un medico per farsi curare l'unghia ingammita e il medico decide di tagliare il dito, insomma non mi sembra una gran cura questa. Quindi probabilmente anche tra di noi dobbiamo trovare un modo un po' più morbido, ecco, chiamiamolo così, di affrontare le situazioni. Quando ci vuole la cetta la si usa, quando ci vuole una pomatina la si mette, non c'è bisogno di usare sempre i mezzi più brutti e più drastici per risolvere le questioni, anche perché poi piano piano questa serie di interventi di taglio, di potatura, fanno sì che qualche rametto verde, qualche virgulto che può portare frutto verrà anch'esso tagliato via e poi si rimane solo in pochi. E la paura di rimanere in pochi comunque non deve far sì che tutto va bene, ecco questo per intenderci, ci mancherebbe altro. Allora, vista l'esperienza, vista la condizione, visto quello che vi ho appena detto, la proposta che io devo fare e il motivo per cui ho ritenuto di dover introdurre questa serata è quella di invitarci, perché è un problema di tutti, a riacquistare quel minimo di passione, quel minimo di entusiasmo, quel minimo di intenzione che purtroppo ho visto non essere più quello di una volta. E siccome ognuno di noi non vuole fare quello che fa per chissà quali cariche o quali ambizioni particolari, io mi rendo perfettamente conto che a volte la famiglia, il lavoro che non c'è, tutta una serie di problemi fanno in modo che ci si scoraggi tutti. La forza della comunità, la forza del movimento deve essere proprio quella di far sì che ognuno di noi sia da stimolo agli altri, così che almeno tutti assieme il percorso comune lo si faccia con maggiore tranquillità, anzi più che con tranquillità, con maggiore forza e con grande entusiasmo. E gli aspetti più specifici e più nel dettaglio delle singole cose lascio che sia il dibattito stesso sviscerarli, partendo secondo me da una cosa che ritengo sia doverosa: la necessità di questo incontro, perché c'è stata, da che cosa nasce. Quindi penso che qualcuno del gruppo che ha inteso organizzare questa serata ci renda in qualche modo edotti di quali siano le prospettive, di quali siano i percorsi che vogliamo affrontare e di che tipo di iniziative dobbiamo essere partecipi e compartecipi. Quindi io l'introduzione la finisco qui, do il modo a tutti gli altri di parlare e spero che le vicende di questi giorni siano delle vicende dell'anno scorso, mentre l'anno nuovo, l'anno che sta arrivando, l'anno che è già entrato, sia un'altra cosa rispetto a queste brutte vicende e ci consenta di guardare con molta più speranza il nostro futuro prossimo e venturo. Grazie. Buon anno, l'augurio che questo governo vada via. Ritengo che gli elementi fondamentali che condizionano le nostre vite siano tre: il clima, il caldo, il freddo, l'informazione e le azioni politiche. Per questo ritengo che oggi il movimento ha bisogno di azioni politiche, di gesti di cambiamento, di gesti reali di cambiamento. Il lavoro che finora è stato fatto, straordinario, eccesso, quello di mettere a nudo quelli che sono i meccanismi delle istituzioni pubbliche, del Parlamento, della Regione,
dei vari comuni dove è stato possibile penetrare, e spero che questa penetrazione avvenga sempre molto più diffusa. Ma quello che oggi serve è smantellarlo, il potere che si è costituito e che vediamo sempre di più è un potere infamante, un potere che ci condiziona la nostra vita, che non ci lascia solo spettatori passivi degli accadimenti. Per questo dico, la nuova configurazione del nuovo movimento deve avere delle direzioni chiare rispetto alle azioni politiche. Che cosa intendo con questo? Non basta più l'informazione, perché arriviamo ormai al paradosso. Sappiamo che cosa accade a Roma, che cosa accade a Palermo, i meccanismi subdoli delle... ormai lo sappiamo. E venire a conoscere sempre di più di questi meccanismi ci lascia solo frustrati, ci lascia solo impauriti, piccoli. Noi siamo grandi perché siamo un movimento. Siamo un movimento attivo che può agire, che riesce a portare a Roma 800.000 persone, che riesce a pigliare a Mister Bianco il 40% dei consensi popolari, che riesce a dare dei numeri elettorali che, per quanto siano insignificanti, comunque hanno costituito un passo notevole verso il cambiamento, che ci hanno segnato un passo su cui si chiede il cambiamento. Per questo io ho voluto, voglio darvi, mi dispiace che non ci siano tutti i portavoci di cui dovrebbero iniziare, e questo volevo richiamare la dialettica fra portavoce e base, che vorrebbero richiamare delle vere azioni politiche che secondo me si dovrebbero iniziare ad attuare per smantellare le sovrastrutture su cui si regge il potere. E noi sappiamo quali sono le sovrastrutture su cui si regge il potere, e sono la sanità, sono l'istruzione, e sono il territorio. Noi sappiamo quali grandi consensi muove la sanità privata in Sicilia. Noi sappiamo che cosa significa la gestione del territorio, i rifiuti in Sicilia. E quali consensi questi portano poi alla pseudodemocrazia, al consenso elettorale che oggi c'è. Per questo dico, cominciamo ad organizzarci seriamente su come smantellare questo. Allora io proporrei come primi passi fondamentali la creazione di alcune strutture che ci vedano protagonisti, protagonisti attivi di queste azioni politiche. Creazione di consorzi, per esempio. Cominciamo ad organizzare, di avviare una politica seria per la creazione di consorzi di produttori e consumatori. Perché no, utilizzando anche una parte dei soldi che i nostri portavoce lasciano. La creazione di centri di assistenza specialistica, fiscale, territoriale, assistenziale. Questi famosi MEDAP potrebbero diventare anche questo, dove si forniscono delle informazioni reali sulla TASI, sulle varie forme di assistenzialismo. La richiesta dei centri di aggregazione. Poi a Mister Bianco, non so a Catania, ma a Mister Bianco abbiamo 7-8 centri di aggregazione giovanile, aggregazione varie, inutilizzati o affidati alla gestione del clero. Perché non chiedere questi centri di aggregazione e fare sì che lì diventino dei propulsori di culture di cambiamento? Per la realizzazione appunto di interventi sperimentali sulle nuove forme di pedagogia sociale, sull'espressione artistica e culturale, sull'uso attivo del tempo libero, la creazione di centri di solidarietà e sostegno per contrastare, per contrastare le condizioni estreme di povertà in cui viviamo. Dico, io ne cito una per fermarmi sul locale. Dico, a Mister Bianco noi abbiamo circa 50 famiglie che dormono nelle macchine,
Proprio ieri assisteva al dramma di una madre a cui è stata tolta la bambina perché l'hanno trovata, il padre non lavora, la madre non lavora, la casa senza acqua, senza luce, quindi gli hanno tolto la bambina. Sono drammi immensi su cui non possiamo stare a piacere e dire a vedere sui drammi di Renzi o altro. Centri di aggregazione, centri per la salute e il benessere, sul buon uso del territorio, per una buona qualità della vita, per l'acqua, bene pubblico, abbiamo fatto il referendum per questa acqua, noi continuiamo a pagarla, a bere acqua contaminata, per l'inquinamento dell'aria, per la gestione dei rifiuti, per la cura del suolo e della produzione agroalimentare. Cominciamo e chiudo con questo. Oggi sul discorso dell'alimentazione si gioca la nuova partita del cambiamento. Oggi non si mangia più, si mangia per morire, si mangia per creare malattie. E allora è nostro diritto cominciare a chiedere il diritto al cibo, e per cibo intendo cibo sano, cibo di qualità, cibo giusto. Allora le azioni politiche sono queste, cominciamo a dire, a fare, e non solo a informare, servono delle azioni politiche per il cambiamento. Bartolomeo Tagliavia è iscritto. Vi chiedo gentilmente, credo non ci sia bisogno di dirlo, ormai siamo tutti grandi vaccinati, sappiamo come funziona, di non prendervi molto tempo, autoeduchiamoci a non prendervi, a prenderci molto tempo per parlare. Grazie. Però velocissimo. 5 minuti? 5 minuti. Ognuno sa di casa, sa mettere il tempo. Ma che mi sento molto. Buonasera innanzitutto e auguri per l'inizio dell'anno. Allora, il mio punto era qualcosa che già nel passato ne avevo anche già più di una volta espresso le mie perplessità. Adesso meno male è diventato totalmente ufficiale. Nel regolamento che è venuto fuori dal Movimento 5 Stelle che abbiamo dovuto fare, cioè il penultimo periodo del primo articolo, a prescindere dal regolamento l'ho letto, diciamo non sono d'accordo quasi su niente, però non ha importanza. Questo primo punto è secondo me fondamentale anche per la nostra esistenza, e mi spiego, perché dice precisamente: gli iscritti al Movimento 5 Stelle non possono né rappresentare il Movimento 5 Stelle né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del Movimento 5 Stelle o se nominati da delegati territoriali. E poi ci sono anche altre cose, dobbiamo reperirci le risorse economiche da sole, vabbè, su questo sono anche d'accordo. Allora, mi ponevo io alcuni interrogativi, io e anche gli altri iscritti del Milan 10 Venera. Quali sono queste iniziative per cui possiamo utilizzare il simbolo? Presumo che quella per la raccolta delle firme del referendum, in teoria potremmo metterci per strada a raccoglierla, che penso che sia autorizzata. Ma per il resto, io ho visto, ho sentito un paio di discorsi molto sul teorico, io voglio andare un pochino sul pratico. Noi ad Acidetena abbiamo fatto una serie di lettere per l'8 per 1000 della gestione separata. Abbiamo fatto delle lettere firmate come Movimento 5 Stelle a Acidetena, incontri con l'amministrazione, interviste in televisione dove sono andato io e altre persone, più di una lettera. Alla fine, comunque per inciso, il comune di Acidetena è riuscito ad inserire una delle scuole per ottenere per inserire sull'8 per 1000. Il sindaco Maisano ci ha fatto un'intervista sul giornale e anzi ha comunicato che questa iniziativa, grazie a noi che gli abbiamo suggerito, è andata in porto. Potevamo o non potevamo farlo? Abbiamo fatto ulteriori lettere, incontri con l'amministrazione, sempre in televisione per interviste, sull'iniziativa del 2% dell'IRPEF che devono ritornare di nuovo al comune, che il comune deve mandare tramite democrazia partecipata a tutti i cittadini per poter decidere come spendere queste somme. Più di una lettera, più di un incontro, più di un'intervista in televisione. Su questa cosa il comune invece ci ha ignorato e abbiamo pronta un'ulteriore lettera di accusa molto pesante nei confronti dell'amministrazione, anzi volevamo vedere se era possibile
con Agata ci erano scambiato un paio, Agata Montesanto, un paio di messaggi per vedere se c'è la possibilità di fare qualche attaccarci qualche cavillo sul bilancio per poter dire no, questi soldi li dovete utilizzare necessariamente in questo modo. Ribadisco la domanda, potevamo o non potevamo farlo? Poi, e queste meno male sono meno male iniziative che potrebbero anche rientrare tra quelle che potevamo fare, perché sono iniziative che sono nate all'interno del Movimento 5 Stelle. Poi c'è un sacco di iniziative che abbiamo intrapreso nel comune di Cicatena in autonomia, diciamo. Per esempio una sulla trasparenza dei siti web, che il decreto legislativo 2013-33 stabilisce appunto che i siti web devono avere uno spazio dell'amministrazione trasparente. Abbiamo fatto più di una lettera al comune, più di un incontro, sempre interviste in televisione e articoli abbastanza pesanti, perché il comune di Cicatena non è completamente, cioè è assolutamente 0 su 64 indici di valore, non è rispetta nemmeno uno. Anche in questo caso ne abbiamo pronta una terza molto molto pesante, però prima di farlo vorrei sapere se la possiamo o non la possiamo fare. Abbiamo chiesto di dire pure sull'adesione al patto dei sindaci, un'altra cosa molto importante. Anche queste lettere, incontri, televisione, potevamo o non potevamo farlo? E tante altre cose che abbiamo fatto, dal punto di vista sì, da singoli, cioè in questo modo senza che non erano cose a livello nazionale, autorizzate e cosa. La domanda è questa, le possiamo fare queste cose? Cioè noi possiamo andare in mezzo alla gente e comunicare, a dire alle persone, signori, sapete, da Cicatena, parlo naturalmente, c'è un comune che lavora nella più alta totale illegalità, non rispetta le leggi come questa del 2%, che è un obbligo di legge, che dovevano stabilire questi soldi, dovevano stanziare per legge, non è che dice potevano o non potevano fare. C'è un articolo della finanziaria che diceva che per legge dovevano stanziare questo 2% mediante forme di democrazia partecipata, e non lo hanno fatto. Cioè, possiamo andarlo a dire alle persone? Perché se io non posso andare a dirlo con la bandiera del Movimento 5 Stelle, mi prendo la bandiera di Topolino e io la vado a dire con i fumetti di Topolino. Il problema, secondo me, è soltanto questo, cioè le soluzioni qua si sta creando questo regolamento, è giusto che si bisogna dare una regolamentazione a tutto quanto, ma io ho la paura che anche purtroppo all'interno del Movimento 5 Stelle, cosa che pensavo non sarebbe mai accaduta, invece di trovare la soluzione al problema, si trova la soluzione, cioè non si colpisce il problema, ma si colpisce tutta la generalità delle cose. Io ho una soluzione, penso nel mio piccolo che potevo averla, e quella. Cioè, bisogna giustamente autorizzare eventualmente un unico meetup per città, che possa essere una città da 2 milioni di abitanti come Roma a Carrapipi che ha 350 abitanti, ma ci deve essere un solo meetup, in modo che il sito Beppe Grillo, chi per lui, uno staff, sa perfettamente che su quel posto c'è una sola unità del Movimento 5 Stelle, ma che tanto questa direzione non deve essere data a Bartolomeo Tagliavia, in questo momento l'organizer, che se Bartolomeo Tagliavia si litiga con qualcun altro mi porto l'autorizzazione. È il Movimento 5 Stelle, il meetup di quel paese, di quella città che ha l'autorizzazione a poter lavorare. Se Bartolomeo Tagliavia non è più d'accordo con quel meetup, o rimane e prova a cambiare le cose all'interno, o se se ne va non ha nessuna autorizzazione per andare ad aprire un bel niente da nessun'altra parte. Queste sono, secondo me, la soluzione che potevamo fare. E poi volevo chiudere un inciso, così finisco. Alla Cicatena noi abbiamo male nelle ultime elezioni regionali, politiche ed europee, non vorrei sembrare dei grandi che abbiamo lavorato bene o meno, però secondo me sì, siamo sempre stati il primo partito in assoluto. Alle regionali il primo, alle politiche addirittura alla Camera sotto i 25 anni, potevano dare quelli di 25 anni, sono stati il primo partito anche rispetto all'intera coalizione del PDL, il PD totalmente triplicato i voti a prescindere. Al Senato siamo stati singolarmente il primo, cioè siamo stati per 250 voti solamente al di sotto della coalizione del PDL. Le europee le abbiamo pure stravinte con oltre il 34% dei voti, e il PD che ha stravinto le elezioni si è fermato al 28%. Io credo, non voglio sembrare una persona che si vanta del proprio lavoro, anche perché il mio lavoro è il minimo rispetto a tutto quello che fanno anche gli altri ragazzi. Parte di questi risultati dipende anche da noi che siamo stati in strada, il giorno, la mattina, la sera, col freddo, col sole, in qualunque momento. Lo possiamo fare o non lo possiamo fare? Nient'altro. Grazie. Scritto a parlare Claudio Geri.